E sono stato incerto fino all'ultimo se venire dopo la partita di ieri sera. Però, vabbè, sì, ritorno, buonanotte. Comunque, grazie. Vi stavo ascoltando e pensavo una cosa. Quanto è difficile fare l'opposizione a Treviso. Cioè, fare l'opposizione a Milano, a Roma, Torino, Napoli, ci sta. Qua effettivamente voi magari lo date per scontato perché la vivete tutti i giorni, però devo dire che ogni volta che io arrivo da fuori trovo una città che grazie, sicuramente grazie all'amministrazione, ma sicuramente grazie ai cittadini è una delle città più belle che io riesca sempre ad andare a visitare. Quindi vedetevi la stretta, belle, curate, pulite, ordinate, verdi, perché l'ideologia, lo diceva Mario, il green non è ideologia, poi il green lo devi fare. Tu maltratti i fagiani, io sto maltrattando le lucertole, c'ho un mio problema, sono andato in uno dei cantieri che da anni sulla E78, la Grosseto Fano, Tirreno Adriatico e provincia di Siena, e l'ingegnere Anas mi diceva qua rischiamo le denunce penali di questi, io non li chiamo ambientalisti, perché anche quelli che si incollano all'asfalto bloccando quelli che vanno a lavorare, o quei cretini che hanno imbrattato la statua di fronte al mio Duomo e alla mia Madonnina, e se venite a Milano dopo 3 mesi è ancora lì imbrattata, che è una roba da far vergogna, quelli non sono ambientalisti, quelli sono imbecilli, che è un'altra roba, perché gli ambientalisti seri non vanno a imbrattare. Lì secondo qualcuno dovevano fermare questa autostrada che tutte le comunità, tutti i sindaci, tutte le imprese, tutte le associazioni vogliono, perché rischiamo di spostare di qualche metro delle comunità di lucertole, e le lucertole se ne faranno una ragione, non sono animali stupidi e quindi si sposteranno se sanno che da lì passa l'autostrada. Quindi parto dalla fine, quante opere avete sbloccato? Io sono arrivato in ufficio e ho chiesto ma quante opere commissariate abbiamo? 117. Mi sono fatto fare un dossier, ho nominato subito un commissario alle opere commissariate che mi ha partorito un librone, perché 117 strade, autostrade, ferrovie, dighe, ponti, viadotti, varianti, e quando tu arrivi ad avere non uno ma 117 commissari vuol dire che qualcosa non funziona. Quindi risultato concreto numero uno che i sindaci avranno in mano dal 1° luglio, che c'è stato lavoro giorno e notte ma di cui vado orgoglioso, un nuovo codice degli appalti pubblici che permetterà di aprire i cantieri per questo momento. E quindi non vengo qua a dire stiamo studiando, stiamo lavorando, faremo, no, abbiamo studiato, abbiamo elaborato, abbiamo fatto, abbiamo approvato, entra in vigore il 1° luglio e si risparmierà almeno un anno di tempo. Ovviamente diamo fiducia ai sindaci. Abbiamo dato totale fiducia ai sindaci e alle imprese. Questo a qualcuno non piace, perché qualcuno a sinistra dice che così si aumenterà la corruzione, perché i sindaci faranno lavorare i loro amici e le imprese corromperanno. È vero l'esatto contrario. Se un appalto ti dura 5 anni è più facile che qualcuno allunghi una busta per fare in fretta. Se invece di 5 anni ce ne metti uno, tu vedi che le cose funzionano. E se a qualcuno a sinistra, e penso al PD o alla CGL, questo codice degli appalti non piace, vuol dire che è fatto bene. E vuol dire che funzionerà e servirà veramente alle imprese per lavorare. Un altro codice a cui stiamo lavorando, e mi piacerebbe arrivare entro l'estate in discussione in Parlamento, è il codice della strada. Perché ovviamente il ministro terza corsia, quarta corsia, quinta corsia, tangenziale, variante, galleria, ponte, viadotto. Però noi l'anno scorso abbiamo avuto 3.120 morti sulle strade italiane, e per i giovani la prima causa di mortalità non è la malattia ma sono gli incidenti, in moto, in macchina. Quindi da papà sto lavorando per allargare le strade, poi però per portare anche non all'azzeramento, però a un progressivo calo. E come fai? Con l'educazione stradale a scuola. Ci stiamo lavorando con il ministro Valditara, educazione stradale vera, che magari ti possa portare qualche punto in più sulla patente quando prenderai la patente, e sulla sanzione,
se ammazzi qualcuno perché guidi ubriaco, drogato marcio, in condizioni che non ti permetterebbero di metterti al volante, tu la patente non la vedi più per il resto dei tuoi giorni, perché sai che rischi di uccidere te stesso e di uccidere qualcun altro. Quindi sicuramente stiamo accelerando. Sulla tangenziale, io non so come andarsi e dove andarsi può giocare da bambino, però quando ho parlato con Mario abbiamo dato mandato, perché poi è complicata la vita, Veneto Strade, deve chiedere il permesso ad ANAS e deve chiedere il permesso a me per fare il progetto, e poi uno fa il progetto, l'altro ci mette i soldi, io gli devo dare il permesso di dare i soldi a quell'altro. Per velocizzare, nel nome dell'autonomia, io sono d'accordo con Luca Zaia e con Elisa De Berti, che anche sul fronte delle strade, visto che il Veneto può correre più velocemente di altri, dovrà correre più velocemente di altri. Quindi potrà progettare, gestire. Dunque, detto questo, ho dato l'autorizzazione al progetto, ANAS paga il progetto, Veneto Strade sta facendo il progetto e io chiedo cortesemente, una volta che ho il progetto, ad ANAS di inserire nel suo contratto di programma i 77 milioni di euro necessari a questo quarto lotto, e la prossima volta voglio venire a cantieri aperti, quindi non daremo a parlare di... È un ministero impegnativo, ieri ero in aula e una parlamentare dei 5 Stelle mi ha rimproverato perché settimana scorsa è caduto un viadotto in Calabria. Io ne ho 20.000, vi ho detto, poi vai a leggerti le storie, fatto dalla comunità montana 10 anni prima, con piloni in acqua, arriva l'onda di piena, fortunatamente ANAS ha chiuso per tempo, quindi non ci sono stati morti né feriti, però evidentemente c'è stato qualche problema o di progettazione o di esecuzione o di manutenzione. Noi siamo qua da 6 mesi, vai a guardare i nomi dei ministri che c'erano prima, Giovannini, De Micheli, Toninelli, Del Rio e Renzi. Va bene che quelli della Lega sono bravi, però io non riesco a fare in 6 mesi quello che gli altri non hanno fatto in 10 anni. Però ci arriveremo vicino. E quindi mettere in sicurezza l'intero paese è il nostro obiettivo, anche per aprire un cantiere significa dar lavoro agli operai. E mentre qualcuno era in piazza a protestare il 1° maggio, qua c'era presentato un governo che il 1° maggio in Consiglio dei Ministri approvava un aumento di stipendio in busta paga che arriva fino a 100 euro per lavoratrici, lavoratori e operai. Quindi in questi tempi, quindi è sicuramente un ministero dove non puoi perdere, ci si annoia a dire. No, anche perché mi hanno anche chiesto, io figurati se dico di no, per come sono fatto di carattere, di occuparmi di gestire la cabina di regia contro l'emergenza idrica e la siccità. Abbiamo stanziato subito nella prima riunione i primi 100 milioni di euro per le regioni in emergenza, 22 milioni destinati al Veneto, fra Polesine e Venezia, per bloccare la risalita salina sul fiume Adige, ma soprattutto, non so se avete notato, da quando ho insediato la cabina di regia 10 giorni fa, piove. Piove. E quindi non mi prendo meriti non miei, evidentemente, però diciamo che se il Po è salito di 1,5 metri, ci vuole anche un po' di fortuna nella vita. Scherzi a parte, ovviamente, quando ti occupi, ti alzi la mattina, di porti, aeroporti, ferrovie, alta velocità, tunnel, ponti, case popolari, fognature. Noi stiamo investendo più di 1 miliardo per sistemare la rete idrica, in più o meno... Qua la chiudete al 1° turno, ovviamente. I ballottaggi lasciateli a qualcun altro. A Treviso la partita si chiude al 1° turno. Mi raccomando, conto su di voi per questo, da segretario della Lega. Ci rivedremo a festeggiare, però penso che squadra che vince non si cambia. Se l'unico attacco che possono fare è quello sul Fagiano, andremo io e te a curarli, a coccolarli. Ministro, il Veneto e Treviso, diciamo, grazie o a causa della loro capacità anche imprenditoriale, hanno avuto in questi ultimi 50-60 anni uno sviluppo incredibile, e questo però comporta ovviamente anche dei limiti nella realizzazione di quelle che sono le infrastrutture.
e quindi diciamo è un ostacolo in più a svolgere un certo tipo di lavoro, però dall'altro forse anche uno stimolo. Oltre alle opere già citate, ci sono per esempio delle logiche, si sa quanto potrebbe essere interessante il prolungamento della 27 e quindi un collegamento verso nord. Sì, ne parlavo giù, ci sono diversi progetti in realizzazione, così come quando sono stato in Friuli Venezia Giulia fino a qualche settimana fa, dal traforo del Mauria ad allargamenti di sedi autostradali, c'è il sistema portuale, c'è il viceministro Rixi che sta lavorando a una riforma del sistema portuale che per il Veneto significa lavoro, significa business, significa turismo, significa container, l'alta velocità, io oggi pomeriggio vado a Vicenza, anche lì e col sindaco stiamo correndo perché diventi realtà quello che da troppi anni si sta aspettando, sicuramente lo sbocco verso nord è fondamentale, così come l'allargamento e la messa in sicurezza di alcune tratte autostradali ad alto tasso di incidentalità. La cosa incredibile che ho trovato al mio ministero spesso è che non mancano i soldi, ma mancavano i progetti, mancava la volontà. La volontà, io ho trovato alcune dighe commissariate, i cui lavori sono cominciati nel 1987. Io sono stato il mese scorso sull'Appennino Reggiano, dove ho incontrato agricoltori, imprenditori, sindaci e comunità locali che aspettano la diga di Vetto, che a voi dirà poco, però sarebbe un progetto per raccogliere a monte un invaso che poi in caso di siccità lascia scendere l'acqua nel territorio che poi produce il parmigiano reggiano, che è un'eccellenza assolutamente a livello mondiale, che senza quell'acqua e senza quell'erba rischia di scomparire. Bene, i primi progetti della diga di Vetto risalgono ai primi del Novecento. Però lì, ovviamente, le amministrazioni sono sempre state di un certo colore politico, hanno sempre ritenuto inutile quell'intervento, non so se dicerà Lucerto, l'Alfagiano, il Lombrico, il Rospetto o qualcos'altro. Ebbene, siamo arrivati e in 6 mesi abbiamo trovato i soldi per finanziare la progettazione che oggi è in corso per fare dopo 100 anni questa benedetta diga di Vetto che darà da bere agli agricoltori sottostanti. Quindi verso nord, verso est, e io penso, sono usciti i dati della CGA, insomma il Triveneto, il triangolo industriale che una volta era Milano, Torino, Genova, adesso è Milano, Bologna, Venezia, quindi io sto cercando di riequilibrare dall'altra parte con la diga foranea di Genova, i lavori per il terzo valico per arrivare in un'ora da Genova a Milano e da Genova a Torino, la TAV, stamattina, ecco, già a me prendere lezioni dai francesi non garba, in linea generale. Poi oltretutto ci danno lezioni sull'immigrazione perché noi dovremmo essere più accoglienti quando questi schierano l'esercito a Ventimiglia e respingono i bambini nei boschi di notte per rispedirli indietro, e oltretutto scopro che mentre sulla TAV noi stiamo mantenendo tutti gli impegni in termini economici, progettuali e di tempo, di là ci stanno ripensando e forse hanno bisogno di più tempo. Amici francesi, invece di insultare, mantenete la parola che avete dato all'Italia, all'Europa, altrimenti io mi arrabbio, perché non è possibile che noi ci mettiamo i bottini e quelli vanno a fare il fenomeno. Quindi è un ministero dove non ci si annoia, non è dipendente dal mio ministero, ma da vicepresidente del Consiglio sì e da segretario della Lega sì, 2023, oltre che anno record di opere pubbliche e di cantieri, ovviamente l'anno dell'autonomia. E penso che dopo 30 anni qualche giornalista mi chiedeva se non è in contrasto con le riforme della Costituzione. No, esattamente complementare. A parte il fatto che l'autonomia è in fase avanzata, Roberto Calderoli ha fatto un lavoro incredibile, quindi il Consiglio dei Ministri ha già approvato tutto quello che doveva, il Presidente della Repubblica ha già messo il timbro, adesso è in discussione a livello parlamentare, come è giusto che sia. Ma è vero che un paese normale è un paese federale che dà ai territori che lo chiedono, che se la sentono, che lo vogliono, più potere di gestire, di risparmiare. Ed è vero che però avere nel contempo un governo centrale che una volta eletto dai cittadini non cambia 18 volte maggioranza nell'arco della legislatura sarà un'operazione di serietà. Io scelgo quel Presidente del Consiglio e quella maggioranza per
5 anni come col sindaco vanno avanti quel presidente del consiglio e quella maggioranza. Basta qui volta gabbana e cambia poltrone, e cambia bandiera, e cambi di maggioranza ogni quarto d'ora. Quindi un paese federale con un governo scelto direttamente dai cittadini che sta in carica per il tempo necessario, penso che sarà un paese più bello, più moderno, più sicuro e più efficiente. Torno sui temi delle infrastrutture, lei li ha citati prima, i porti, che oltre ad avere ovviamente una funzione economica da tutti i punti di vista, hanno anche una funzione geopolitica, che è la difesa da ingressi, siccome sappiamo che ci sono varie società internazionali che vorrebbero portarseli a casa, ma penso che difendere la proprietà italiana di queste infrastrutture sia molto importante. Sì, assolutamente, perché ovviamente sono l'accesso a casa nostra e quindi qua noi stiamo con molta attenzione valutando che non entrino interessi stranieri, non solo sui porti, ma anche su altre infrastrutture strategiche, pensiamo alle reti telefoniche, pensiamo alle comunicazioni, pensiamo alla sicurezza, e quindi su questo gli occhi sono assolutamente aperti. Io messaggiavo con Giorgia Meloni stamattina venendo qua e conto di sentire Silvio Berlusconi oggi nel pomeriggio. Devo dire che in 6 mesi, fra mille difficoltà, lo diceva il sindaco, poi fatto il sindaco col Covid, con la guerra, con le città chiuse, con l'inflazione, col caro energia, col caro bollette, insomma in questi anni di tutto e di più. Però la comunità ha tenuto, noi da 6 mesi erotti stiamo portando avanti, fra mille difficoltà internazionali, però un governo che penso abbia dato un bel segnale di cambiamento, infatti dall'altra parte sono un pochino nervosetti e più che di potere d'acquisto degli stipendi, più che di botteghe, di artigiani e di stipendi e di mutui, ho scoperto che si stanno occupando di personal shopper, di armocromia, di essere in tinta dal mocassino al calzino al camicino e al fularino, perché io non so se tu hai un armocromista, però oggi sei abbastanza in tinta, complimenti, e quindi non vai malaccio. Sì, ma te e Zaia siete sempre vestiti uguali comunque, da Capodanno a Ferragosto sono sempre vestiti uguali, è una roba che io elegantissimi, inappuntabili, o avete 35 completi uguali nell'armadio, oppure è un mistero che non... Te ad esempio c'hai una bella felpa arancione, e te non ti vedo con la felpa arancione, però l'altra volta era senza cravatta. Sai che io ci tengo alla forma, io mi offendo se trovo uno senza cravatta, no? A parte gli scherzi, ne parlavate prima, Treviso, da quando ero semplice consigliere comunale di opposizione a Milano nei primi anni 90, per me è tanta roba, perché prima Gentilini e poi Gobbo sono sempre stati modelli di buona amministrazione, quindi ho solo imparato da Treviso, da come si fa il sindaco stando in ufficio quando bisogna stare in ufficio e andando ad ascoltare la gente quando è necessario andare ad ascoltare la gente. Il mese scorso un quotidiano di sinistra, non faccio nomi, tanto sono quasi tutti di sinistra, sceglietene uno, mi ha fatto un attacco: Salvini esagera nel visitare i cantieri. E io cosa dovrei fare, scusa, giocare a bocce? Faccio il ministro dei cantieri, e se devo andare a visitare i cantieri, lunedì vado a visitare un altro cantiere che i toscani, i fiorentini aspettano da una vita, perché avrete visto l'alta velocità nell'ultimo mese si è fermata 3 volte, perché se deraglia un vagone merci a Firenze, siccome lì non è differenziata la merci dal passeggero, se c'è un problema a Firenze tutta Italia si blocca da nord a sud 2, 3, 4, 5 ore di tanto. Cosa devi fare? Il genio, devi separare le merci dai passeggeri, quindi se c'è un problema sulla rete la bypassi con un passante, vai sull'altra rete. Lunedì finalmente, dopo una vita di chiacchiere, sarò in stazione a Firenze con il sindaco di Firenze e il governatore della Toscana, e dentro l'estate parte il bando per questo benedetto passante, anche lì atteso da non so quanti anni, e io penso che gli italiani riconoscano quelli che chiacchierano e quelli che fanno, e io sono convinto che questa mattina qua ci sia tanta gente che fa, e io faccio in bocca al lupo non solo al candidato di Treviso, ma si vota in 8 comuni in provincia di Treviso, mi accontento di 8 vittorie su 8. Non chiedo
Non chiedo miracoli. Basta otto fuoco. Penso ultima domanda. Sicuramente, insomma, non penso che gliele stiano mettendo tutte sotto, sopra la scrivania, ovviamente, queste questioni, però un altro problema del Veneto infrastrutturale è quello della non esistono metropolitane in superficie, che potrebbe dare sicuramente una mano a quello che è il traffico tra le varie città, sia delle merci che delle persone. È un tema sul quale inizierete a fare dei ragionamenti, l'avete già iniziato a fare con la regione, con le varie, i vari comuni? Ma devo dire che Luca Zaia è uno dei governatori che ho incontrato di più in questi 6 mesi, anche l'assessore alle infrastrutture Elisa De Berti tutte le settimane è a Roma, al Ministero puntualmente, quindi devo dire che il Veneto è molto ben difeso e rappresentato, perché la presenza a volte fa la differenza. Se me la portano ci ragioniamo sicuramente. Ecco, l'unico problema del Ministro dei Lavori Pubblici e delle Opere e delle Infrastrutture è che ovunque vada alla fine ti allungano una richiesta, a me servono 200 milioni, a me ne bastano 150, io ho il viadotto, il traforo, la galleria, il passantino, la metropolitana, ovviamente non si può promettere tutto a tutti, però i progetti in fase più avanzata, più sensata, che hanno un'analisi costi-benefici ovviamente che permetta che stia in piedi, attenzione, non l'analisi costi-benefici alla Toninelli che mi voleva convincere che era più utile riempire un buco sotto la montagna scavato a metà che non spendere i soldi per finire il buco sotto la montagna, quindi un'analisi costi-benefici che è quella che stiamo facendo, qua lo dico per 20 secondi da segretario della Lega, ovviamente Pedemontana Veneta, che con Luca contiamo che entro l'estate sia finita la tangenziale, la bretella dell'Albera Vicenza, quindi su Padova stiamo lavorando, il porto di Venezia, il Mose, il porto di Trieste, la Tirrenica, l'Adriatica, il ponte sullo stretto. Il ponte sullo stretto 20 anni fa non serviva perché mancava tutto il resto. Se tu fai il ponte sullo stretto ma non c'hai i treni né di qua né di là, non c'è le strade né di qua né di là, c'è un bel ponte però che ti serve per turismo. Ma siccome adesso ragiono da imprenditore e da amministratore di denaro pubblico, noi stiamo investendo 11 miliardi cantieri aperti per treni più veloci fra Palermo, Catania e Messina, 11 miliardi. Ne stiamo spendendo altrettanti per l'alta velocità fra Salerno e Reggio Calabria, con la progettazione. Anche lì arrivo e chiedo, scusate, ma c'è l'alta velocità progettata per arrivare fino a Reggio Calabria? Sì, mi fanno vedere un progetto che invece di tirar dritto faceva zigzag, perché doveva passare da Cosenza. Dico, ma scusa, l'alta velocità che va zigzag non è l'alta velocità, è una media velocità. E vi ho detto, mi fate un progetto che tira giù cortesemente dritto. Quindi se io sto spendendo solo in ferrovie 11 miliardi in Sicilia per andare da Palermo a Messina, 11 miliardi di là per andare da Salerno a Reggio Calabria, e poi c'ho il buco, perché io oggi il treno, quando arriva lì, lo smonto, lo divido, lo metto sul traghetto, lo porto dall'altra parte e lo rimonto, 2 ore di tempo. Ecco, per dare un senso a questi 11 più 11, 22 miliardi, fare l'opera di ingegneria, il ponte a campata unica, più lungo al mondo, che sarà non solo un investimento economico, ma porterà 100.000 posti di lavoro veri, perché lì non c'è bisogno di reddito di cittadinanza, che peraltro dal 1 gennaio scompare, se sei giovane, sano, robusto, se non vai a lavorare, l'INPA. E poi io incontro ogni giorno ingegneri italiani che fanno progettazioni incredibili in Svezia, in Turchia, in Cina, in Giappone, in Danimarca, negli Stati Uniti, ingegneria nucleare, ingegneria idraulica, ingegneria di tutto. Ecco, portare gli ingegneri del resto del mondo in Italia per far vedere che gli ingegneri italiani sono i più bravi al mondo è quello che assolutamente per me sarà un'emozione. Quindi io conto di unire il paese diverso per ragioni, per tempi, per burocrazia, per efficienza, per carità di Dio, però alla fine di questi 5 anni conto che l'Italia sia un paese più moderno, più sicuro, più efficiente. Ovviamente chi è più veloce, chi è più spedito avrà sempre una marcia in più. Ultima riflessione, il 14 maggio sarà una giornata bella a Treviso, penso per 3 motivi. Uno, perché avete le elezioni e quindi per 5 anni siete a posto. 2, perché li ho incontrati in autogrill venendo qua, c'è poco lontano da qua,
la dunata di uno dei popoli più belli del mondo, lunga vita agli alpini, perché dove ci sono gli alpini c'è gioia, c'è generosità, c'è bellezza, c'è sorriso. Li ho incontrati all'autogrill di Padova, se ascoltavo loro ero ancora là, perché mangiamo qualcosa, beviamo qualcosa, facciamo due ragionamenti, quindi, ed è giovedì, però uno la prende lunga, no, alla faccia di quelli che l'anno scorso hanno polemizzato e hanno provato a dire che bisognava cancellare la dunata degli alpini, lunga vita agli alpini, e secondo me hanno anche ragione quando ripropongono di reintrodurre un servizio civile, un servizio militare universale per riportare un tessuto sociale. E quindi la dunata degli alpini, l'elezione di Mario e poi un altro tema, e mi taccio, che ci distingue, non ci rende migliori o no, superiori, io non mi ritengo migliore o superiore rispetto a nessuno, ma che ci differenzia dalla sinistra è che domenica è la festa della mamma, non è la festa del genitore 1, del genitore 2 o del genitore 3, è la festa della mamma, perché la mamma è la mamma, il papà è il papà. E il solo pensiero dell'utero in affitto, ci saranno anche in Veneto, come in tutta Italia, centinaia di gazebo della Lega per raccogliere le firme a sostegno di una proposta di legge che abbiamo depositato come gruppo Lega al Senato per rendere l'utero in affitto e lo sfruttamento del corpo della donna un crimine a livello internazionale. Perché la donna non è un corpo da affittare, da vendere, da noleggiare. Quindi diciamo che sarà una domenica abbastanza impegnativa e poi per me dipende da cosa fa il Milan sabato. Però comunque grazie alla prossima volta, però promettetemi di portarmi a Treviso un'ora in relax, anche perché non ho capito, ho fatto qualche giorno di campagna elettorale in Friuli Venezia Giulia, dove, piccolissima parentesi, sono state tre elezioni nel 2023 da che c'è il nuovo governo. Lombardia ha vinto, Lazio ha vinto, Friuli Venezia Giulia ha vinto con la Lega primo partito, quindi mi auguro che Treviso applichi lo stesso modello. Però mi hanno voluto convincere, e Federica non mollava, che il tiramisù io provavo a sostenere, che mi ricordo che una volta Gopo mi diede l'indicazione, andai a mangiare al ristorante dove lui sosteneva fosse stato inventato il tiramisù, però di là non sono d'accordo, comunque di là non mi hanno sostenuto delle tesi filologiche sull'enogastronomia. Comunque dai, viva, e viva la gente che ogni tanto sorride, perché quelli che hanno sempre il muso lungo e sono sempre incazzati non concludono nulla, e perché i pessimisti, citiamo qualcuno che tu vedi, non vanno lontano. Grazie, perché per me da segretario della Lega, da vicepresidente del Consiglio Treviso, è sempre una scuola di vita, quindi in bocca al lupo, buona fortuna e buona fine campagna elettorale.